RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono sempre Marco Marucelli, il vostro curioso gastrosofo, che anche questa settimana vuole condurvi per mano a conoscere, a vedere, a fantasticare, a curiosare nel bello, nel buono, nel gusto. E parliamo di un'immersione nella natura, nel lusso silenzioso al Garbenhof, escursione e percorsa alla scoperta della Val Venosta. Il 4 stelle Garbenhof è la destinazione ideale per coppie e famiglie che amano divertirsi sulla neve e scoprire i paesaggi alpini a piedi, con le ciaspole o a bordo di una slitta, per poi concedersi un momento di relax nell'infinity pool con vista Ortles, dedicarsi a trattamenti wellness, sauna e al rituale orientale della mamma, e appunto tenersi in allenamento con i corsi fitness e acqua jeans. A Malles, nel cuore della Val Venosta, il Garbenhof Hotel offre la possibilità di esplorare affascinante territorio altoatesino attraverso numerose attività all'aria aperta e lasciarsi stupire dalla meraviglia del paesaggio alpino che circonda questo hotel 4 stelle con oltre 40 anni di esperienza. Passeggiate con le ciaspole, escursioni a cavallo in slitta, innumerevoli avventure sulla neve, ma anche corsi fitness, yoga e acqua gym all'interno della struttura. Sono tra le attività pensate per impreziosire la propria settimana bianca all'insegna della vitalità, lontani dalla frenetica routine quotidiana. Quale miglior modo di godere dell'aria pura di montagna se non indossando le ciaspole e passeggiando tra maestose cime e boschi innevati? È per questo che Garbenhof offre indimenticabili esperienze grazie alla profonda conoscenza del territorio di Cassian, guida escursionistica alpina, che ogni settimana propone interessanti percorsi alla scoperta delle montagne dell'Ortles, della Val Mazia, del Passo Resia e o della vicina Val Monastero. Le escursioni guidate fanno parte dell'ampia gamma di attività outdoor che la famiglia Pobitzer offre ai propri ospiti per divertirsi e rilassarsi nel tempo libero, con un programma settimanale di camminate fra cui è possibile scegliere in base alle proprie esigenze alla scoperta di sentieri, rifugi o panorami mozzafiato. Anche all'interno del Garbenhof non mancano le possibili attività dedicate al benessere del corpo e della mente, a partire da uno tra i più grandi hammam alberghieri d'Italia, ispirato alla cultura termale orientale, con trattamenti e massaggi per ogni esigenza, nonché una wellness che si estende anche al laghetto naturale biologico esterno, di nuova realizzazione. Garbenhof è dotato inoltre di una palestra con attrezzatura all'avanguardia e di una piscina interna che prosegue all'esterno nella suggestiva infinity pool riscaldata, con vista sulle cime dell'Ortles. Nei suoi rinnovati e moderni spazi, il personale esperto di Garbenhof tiene infine corsi di ginnastica e acqua fitness dedicati a chi ama mantenersi attivo e in forma anche durante le vacanze, oltre a corsi di yoga e meditazione per ritrovare la pace e coltivare il proprio benessere interiore. Beh, adesso facciamo un salto dall'Alto Adige fino in Toscana per anticiparvi che torna Wine e Siena, il primo grande evento del vino in Toscana. Voluto dal patron di Merano Wine Festival Edmund Cooker e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, l'evento immerge produttori e visitatori a Siena alla scoperta di una selezionata produzione wine and food. Siena si conferma la location per il primo grande evento del vino in Toscana grazie a Wine and Siena, che torna nella città a fine gennaio 2023 come da tradizione per iniziare l'anno enoico. Dal 27 al 30 gennaio sono le date della manifestazione, che vedrà il 28 e 29 gennaio gli stand delle degustazioni aperti a tutti, mentre il terzo giorno sarà dedicato esclusivamente agli operatori del settore, appunto gastronomico, turistico e anche della stampa. L'ottava edizione di Wine e Siena, capolavori del gusto e Siena, a Siena appunto dal 27 al 30 gennaio 2023, sarà di nuovo nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il terzo anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche. Si inizia venerdì 27 gennaio, taglio del nastro al
18 a Palazzo Comunale per l'inaugurazione e poi alle 20 torna alla Small Plates Dinner al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 28 gennaio al Santa Maria della Scala, dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extra Wine e i consorzi. Anche domenica 29 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine Siena 2023, torna la giornata di lunedì 30 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende. Beh, insomma, diciamo che un paio di notizie gustose, intriganti, curiose e, insomma, adatte un po' per ogni utilizzo, no? Agli amanti della neve, agli amanti del fitness, agli amanti del buon vino e del buon cibo. Insomma, abbiamo visto che dall'Alto Adige, attraverso l'esperienza di Merano, del Merano Wine Festival, dagli stessi organizzatori, si arriva virtualmente a Siena. E a Siena, invece, tangibilmente, possiamo degustare tantissime cose interessanti. Beh, adesso gustiamoci dell'ottima musica, sempre sulla nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Starati ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo.